ragazzi. Strong e Shit. Ne parleremo tra un po' di questo libro che ho segnato un po' come se fosse un nuovo abito per Nadege, così per rimanere in tema di moda. E vedere le immagini con tutte le top model degli anni 90, veramente per noi è un onore averti qui. Grazie. E poi sfogliamo il suo album, vediamo tutte le cornici. Amata, Magia, Domani, Tre. Partirei dalla prima, da Amata. Amata, vediamo chi ti ha amata. Anzi, chi non ti ha amata. Non mi sono mai sentita amata da mia madre. No. Quello che racconto nel mio libro, c'è un perché racconto questo, perché il libro è un filo c'è un filo conduttore, no? Che arriva da quando sono nata fino a oggi, anche se non è una biografia. È più una guida. È più una guida. È più una guida, perché sì. Ci sono tanti consigli dove andare, ecco, a comprare cose. Ecco, una guida di consigli, è molto, molto... Io amo molto questo libro perché è leggero, è un libro che si legge facilmente, ma è molto profondo, perché veramente ci ho messo la mia anima dentro. Perché tua mamma non ti ha mai amata? Ma questo, la domanda dovrebbe essere fatta a lei, perché io non lo so. Non è che lei mi ha mai detto io non ti amo, ma io l'ho sentita. E l'ho Dove sentito. Sei nata? Capiamo un attimo. Io sono nata in Francia, un villaggio a 60 km da Parigi. E niente, una famiglia umile, ho avuto una vita molto tranquilla. Quanti figli? Ho due sorelle, siamo in tre. E sono cresciuta lì, appunto con questo sentimento di non essere amata. Scusa, ma beh, quando mamma le amava le altre due? No, ma quello che voglio dire è una cosa importante, perché... La cosa importante è che è una bambina che parla adesso, non sono io, ok? Non è che io dall'altezza dei miei 50 anni dico mia madre non mi ha mai amato. Io ripenso alla bambina piccola che non si è mai sentita amata e devo dire che non è una cosa bella. Io è per quello che probabilmente amo tanto i bambini e ho questa... Potevo fare la maestra, ecco, perché veramente ho un amore per i bambini, perché i bambini sono puri. So, quello che sentono è quello che è, non si inventano niente. La tua mamma com'era con le tue sorelle? Era quello che è, non è una persona che dà tanto affetto a tutti, è una persona che ha sofferto sicuramente tanto. Ma come dico sempre, non è una scusa. Se tu soffri, dovrebbe essere l'opposto. Appunto, io ho passato la mia vita, penso, avrò anch'io sbagliato sicuramente, ma a voler fare del bene alla gente, non l'opposto. Allora, ha fatto anche cose cattive? Cioè, questo... Non ha fatto cose cattive, non so neanche se si è reso conto. Sai, quando non si dà amore, non si dà amore. L'unica cosa che mi ricordo è che verso l'età di 8 anni c'erano amici a casa mia e c'era questa signora che faceva l'infermiera, che era sempre molto dolce con me. E non so che cosa è successo, l'unica cosa è l'immagine di questa persona che dice a mia madre dopo un po', perché probabilmente mi risponde male, dice, ma non capisco perché non l'ami questa bambina, davanti a me, e mia madre non dice niente, non risponde. Non, se qualcuno si permette di dirmi una cosa così davanti ai miei figli, che sono la cosa più bella che mai avuto, che amo più di tutto, anche di me stessa magari, reagisco e anche probabilmente non bene. È stato un silenzio, è stato come sì, ok, va bene, è così. So, adesso vai avanti, lo sai, adesso lo sai, vai avanti. E da lì sono andata avanti. A che età te ne sei andata di casa? Cioè, a che età hai detto basta, io in questa casa non ci sto più? A 19 anni, 20 anni, quando ho iniziato a fare la modella. Perché sai, non è che prendi e te ne vai così, dove vai? No. Capito? Anche perché stiamo parlando di 30 anni fa, non stiamo parlando di oggi. Quando sei diventata famosa, una top model? No, quando ho iniziato a fare la modella. Avete recuperato il rapporto? No, ti ha fatto i complimenti, ti veniva a vedere le passate? Sono 8 anni che non parlo più con mia mamma. E perché? Appunto per questo. Perché penso che sono sempre stata alla ricerca
d'un segno suo, di un'approvazione per qualcosa, di voglio dire, quello che ho fatto l'ho fatto, adesso non è che ho inventato l'elettricità, ma comunque ho fatto un percorso bello, cercavo di essere, non lo so, tra virgolette, amata da questa persona, e tutto quello che facevo la guardavo, no? La prima copertina, qualsiasi cosa, il mio primo figlio, quando mi sono sposata, mai avuto un segno di brava, sono contenta per te. Mai avuto... Ma bon, questo è un quindi tu è, quindi se ti chiedessi l'hai perdonata, no, non le parli più? Sì, sì, io l'ho perdonata. L'ho perché perdonata. Non le parli allora? Perdonare non vuol dire scusare. Allora, perdonare è una cosa che fai per te stessa. Se tu non perdoni la gente, vivi nel risentimento, e questa è una cosa brutta per te. Tu stai male, non le altre persone. Nel mio libro c'è una frase bellissima, adesso vediamo se ce la faccio a dire la giusta, di Paolo Coelho, pagina 204, che dice: non lasciare le tue ferite trasformarti in quello che tu non sei. Non permettere le tue ferite di trasformarti in qualcosa che non sei. Esattamente. E questo penso che è una cosa molto importante. Penso che il perdono è la cosa più bella che una persona può fare a se stessa. Perché vivere nel rancor e vivere prima nel passato, se non sei nel presente, è completamente sbagliato, e vivi male. C'est tu qui vis mal, non la personne, sai, qui t'a fait del mal. So, e tanta gente non si rende compte di questo. Il perdono è una cosa che si dovrebbe fare ogni giorno. Perdonare la gente, ma veramente è un lavoro che fai, una cosa egoistica che fai per te stessa. È bellissimo, secondo me, bellissimo. Prossima cornice. Da amata passiamo a un'altra cornice, che è quella della tua carriera. Quando arrivi dal niente, ogni cosa si trasforma in magia, e la magia arriva sulle passerelle quando arrivi in Italia e ti dicono: vai in un'agenzia piccola perché ci sono tante top model, magari in questa agenzia piccola puoi avere un risultato, potranno seguirti. Ed è stato un buon consiglio? Sì, è stato un buon consiglio, ma tutto questo l'ho creato io e questo lo racconto nel mio libro anche. Dal mio libro parlo di coincidence, non della vita. Dovete pensare a una bambina, una ragazza, perché non ero più una bambina, che ha un'autostima a meno... pari a zero, a meno 10, poi con la mamma, ecco, così. Esattamente. So, pensare non mi trovavo bella, non mi trovavo... Boh, niente. Non ti vedevi bella? Non mi amavo, ecco, la parola giusta è che non mi amavo. So, avere il coraggio di andare da un'agenzia a dire: sai che cosa, io voglio fare la modella, era lontano da quello che io potevo fare. Quello che mi ha aiutato è questa voglia di andare via da casa. So, la voglia di andare via di casa era più forte della paura, no? O di questa... da questa visione mia che era sbagliata alla fine. E questo che mi ha dato il coraggio di andare da questa agenzia, che non era quella piccola, era una grande. Vabbè, dal libro racconto, è bello, non abbiamo tutto il tempo di dire, ma che tutte queste coincidenze, quando avevo 11 anni, ho incontrato dei ragazzi che mi hanno detto: sai che cosa, tu potresti fare la modella, no? Poi li ho incontrato dopo di nuovo. Quando uno pensa di essere niente, uno dice: poi fa la modella, dice: ah, boh, pensiamoci. Poi mi sono concentrato su questa. Se io faccio la modella, potrò andare via, no? Potrò andare via. E questo è successo. So, il successo veramente che ho avuto è perché io l'ho voluto. L'ho creato io. Non è che è arrivato così per caso, capito? E sono andata da questa agenzia, c'era questo fotografo che mi ha detto: sai che cosa? Ti porto in un'altra agenzia che sarà più giusta per te. E io l'ho creduto, sono andata e l'ho fatto. Ho trovato l'agenzia giusta, al momento giusto, eccetera, eccetera. E da lì è partita tutto. Dopo 3 mesi ero già famosa. Ti vediamo con Claudia Schiffer. Sì. Com'è lei? Un aggettivo per ogni top model, dai. È tedesca. È tedesca, è tedesca. Prossima, grazie, lo chiediamo alla regia. Allora, ecco, arrivano Naomi Campbell, Carla Bruni, ovviamente Nadege. Carla Bruni? Carla Bruni è la mia amica.
È la tua amica? Sì, è la mia amica, è di cuore. Ma hai visto che non si è lasciata con il presidente Sarkozy? Tutti dicevano... Ma perché? È perché finirà di essere presidente, si dà... Vedi le cattiverie. Ma sì, ma questo... Appunto, io lavoro tutti i giorni contro queste cose. Io quando le ho viste insieme ho detto, magari non succederà, ma ho detto, queste due si amano veramente. C'è questa energia tra loro che è incredibile, è una vera coppia. Hanno litigato tutto il tempo a tavola perché la piccola doveva andare a letto e che lui diceva che doveva andare a letto da sola e lui diceva, tutte le sere mi fa questo cinema e le piange, blah, 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 blah. Come le coppie normali. Sì, infatti sto rivedendo qualcosa. Ci sono trovata, sono stati... Nel nostro privato ci stiamo rivedendo con i papà che dicono devono andare a dormire da soli e invece noi mamme, no, l'accompagniamo, sì, la favola, il bacio, la manina. Cioè... No, sono molto belli insieme. Lasciamo questa foto. Naomi Campbell. Naomi Campbell è incredibile, incredibile. Ha fatto, penso, la carriera, la più bella carriera che poteva fare una modella. È incredibile anche oggi. Ha un cuore grande così. Io la più antipatica di questo gruppo? La più? Antipatica. Non c'è. È facile da trovare, non c'è. Tutti quando parlano di Nanege dicono la musa di Armani. La musa di Armani, non è vero, non sono la musa di Armani, non sono mai stata. Sono stata l'unica modella, top model, che lui ha accettato nelle sue sfilate. Da lì tutti hanno detto, allora è una top. Ah, perché gli altri le aveva fatte fuori? E no, non le ha fatte fuori. Allora lui, io adoro Monsieur Armani, perché lui è molto disciplinato, no? E che non c'entra niente con quello che sto per dire, ma è disciplinato del fatto che lui ha il suo marchio che conta. Lui ha fatto tutto lui e non era disposto a fare che la gente parlasse di noi model piuttosto dei suoi vestiti, della sua moda. Quello che mi sembra anche giusto. E a proposito di stilisti, Nadege, nel 2008 sei stata ospite di Serata d'Onore e il programma era condotto da Pippo Baudo e c'era un altro stilista, Roberto Cavalli. È adorabile, è adorabile. Prego, venga. Nadege. Che piacere vederti, Nadege. Lei è un mito, Nadege. Sì, da... E da quanto tempo vivi a Milano? Da 15 anni. Ho 3 bambini bellissimi. Quanti? 3. Ah, auguri. Bene. Questo lo faccio anche io. Si possono fare tanti bambini. Lo faccio anche io. Guarda che fisico. Vedi, lei è un inno all'amore veramente. Veramente un inno all'amore. Oltre che alla moda. Nadege, tu come un cerbiatto, come una giraffa, la giraffa, la giraffa, ha il cuore lontano dai pensieri. Si è innamorata ieri e ancora non lo sa. E a proposito di 3, la cornice 3 l'abbiamo anche noi e la cornice 3 la giriamo perché c'è scritto i miei 3 figli sono la mia vita. 3 figli, 3 maschi, sì, Nadege. 3 maschi. Come si chiamano? Me li presenti? Il più grande è Luigi, ha 25 anni, Daniel il secondo, che ha 22 anni, e il mio piccolo, Mattias, che ha 18 anni. Mamma mia! Io avevi appena avuto Luigi, aveva 2 anni e sei andata in TV con lui da Milly Carlucci, lo Zecchino d'Oro. Sì, è vero. E noi questa sera festeggiamo non solo come simbolo dell'eleganza, della classe, quindi come appunto top model di grande successo, ma come mamma tenerissima. Nadege! Nadege, benvenuta con il suo piccolo Luigi. Sì, mio figlio. Eccolo qui. Scusa, Milly. Che succede? No, non ce l'ho fatta, veramente, più forte di me. Sì. Guarda, una tenerezza. È vero, più è carino, vero. Guarda, irresistibile. Posso dare un bacino? Certo che puoi dare un bacino, come no? Posso dare un bacino? Certo, certo. Ah! Ma Giorgio, ti prego. No, volevo dire che io sono disposto a tenere anche il bambino. Cioè, andiamo no, via, non andiamo. Mi faccio problemi. Va bene, andiamo ciao. Via. Ciao. Allora, era il 96, dopo un anno nasce il tuo secondo figlio. Ti era piaciuta la cosa? O è capitato, non lo so. No, no, io volevo 5 figli. Ah. Sì, il mio sogno era avere 5 figli e poi, meno male, mi sono fermata a 3.
perché non è farle, è crescerle, che diventa un po' più difficile. Ecco, anche perché io sono molto mamma, cioè io le ho voluto fare tutto io, crescerle, portarle a piscina, calcio, qui su giù, fare i compiti, non ho mai smesso con loro. Infatti col secondo figlio comincio a lavorare molto meno. Eh sì, perché ha avuto un problema alla nascita subito. Che problema ha avuto? Di respirazione. Di respirazione. E l'abbiamo quasi perso. No. E ha dovuto essere seguito per 2 anni perché era stato in cura intensiva e tutto. Vabbè, ho lasciato perdere la mia carriera per occuparmi di lui. Ti sei mai pentita? Mai. Mai. No. No, io come ho detto prima, il mio sogno era di avere una famiglia, non potevo lasciare mio figlio, no, non potevo, impossibile. E dopo un po', arriva anche il terzo. C'era anche La vita in diretta. Ah, è vero. Sì, c'era Ilaria Grillini, La vita in diretta a casa tua. Lo rivediamo. Lui è Daniel. E lui è Luigi. Senti, ma quanti anni hanno questi due frugoletti qui? Primo 7 e mezza, secondo quasi 4 e lui 26 giorni. Senti, l'arrivo del fratellino ti è piaciuto? Sì. È buonissimo, vero? Luigi, lo vuoi prendere in braccio? Dai, vieni qui. Vuoi vedere che sei però, Vai. Guarda quanto è piccolo. Luigi, tocca a parlare, Luigi, cioè... Che bello! Grazie, bellissimo! Non l'avevo mai più visto! No. Stupendo! Come li amo? Li amo? Sono orgogliosi della sua mamma, della loro mamma? Penso di sì. Loro sono molto discreti, sono come me, sono un po' riservati, ma penso di sì. 3 figli, non 5, ma 3 sono già tanti. Sì. E a un certo punto però il matrimonio finisce. Cose che succedono. È stato difficile poi crescerli da sola? Molto difficile. Molto difficile perché ancora all'epoca vivevo ancora nella paura di non essere all'altezza. Quello che mi ha seguito tutta la mia vita, no? Perché l'autoestima 0, quando sei piccola diventi adulta e te lo porti dietro e poi fai tutta la tua vita così, no? E tutte le cose negative che ti succedono perché tu le attiri. E la stessa cosa a fine del matrimonio, probabilmente. Come ho fatto con i miei pensieri, no? La mia voglia di diventare, di andare via di casa. Sono diventata la modella top degli anni 90, penso che con quelle scarse, sono arrivata alla fine del mio matrimonio e purtroppo alla fine del mio sogno, perché il sogno che avevo nella vita era quello di una famiglia. E allora per quello è stato difficile, è stato proprio un fallimento. E per crescere i miei figli da sola è stata dura, ma bon, penso che non... Tu non volevi la fine del matrimonio, questo lo diciamo giusto... No, non volevo, ma sono cose che succedono. Ma sai che cosa? Comunque io non avrei, anche se io non avrei voluto lasciare mio marito, non l'avrei mai fatto. Capisci quello che vuoi dire? E questo cioè, è sbagliato. Anche se tu l'avessi voluto? Non l'avrei mai fatto. Perché pensavo di essere responsabile, dovevo stare con mio marito per i miei figli comunque. Oggi non penso più la stessa cosa. E come penso che c'è sempre qualcosa di bello in tutto quello che ti succede, nella fine del mio matrimonio ho iniziato a ritrovarmi. E ho avuto questo percorso personale, no? Che mi ha portato a essere oggi sulla via giusta, per magari un giorno essere felice. Io vivo oggi tutti i giorni nella gioia, quello che non facevo prima. E solo penso con la fine del matrimonio è successo. Eccoli qua, i tuoi bambini da piccoli. E sono le foto da mettere nelle cornici, secondo me, più belle. Ma c'è un'altra cornice che vorrei aprire con te, è quella del coraggio. Ho trovato il coraggio nascosto dentro a tante debolezze.
E c'è un uomo. E c'è un uomo, sì. Un nuovo amore. Dopo tanti anni, sì, ero pronta e allora mi sono aperta e in questo libro... L'hai dedicato a lui il libro? No, assolutamente, l'ho dedicato a me stessa. Oh, brava! È una guida molto carina. No, no, l'ho dedicato a me stessa perché la cosa importante che ho scoperto è che la persona più importante su questa terra sono io, come dovrebbe essere per tutti. Vuol dire che noi, no, come essere, passiamo prima di tutti. E quando sono stata pronta a incontrare questo uomo, ho detto ok, ci ho lavorato sopra, ho detto ok, adesso sono pronta, vediamo quello che succede. Bla bla. E dans questo libro spiego esattamente come si fa, no? Non a incontrare un uomo ovviamente, no, perché no, sennò qui... a tirare nella vostra vita quello che voi volete, come a allontanare le cose negative. Beh, c'è un capitolo infatti che tu dedichi e dici eliminare la paura. La paura. Questo è veramente molto importante, perché la paura fa delle cose veramente distruttive. Si deve togliere la paura dalla sua vita. Uno dice, ah sì, come si fa? Togliere, perché tanto non serve a niente. Se tu hai paura di qualcosa, comunque succederà per sicurezza.